Assente giustificata, dottoressa, mi ha chiamato, è assente per motivi familiari, è una persona ingiustificata questa volta. Pino Antonino. Presente. Mulla Francesco. Ricciardello Rosaria, assente. No, assente giustificata, Ricciardello Rosaria, mi ha chiamato, anche lei mi ha telefonato, sì. È assente per motivi familiari pure lei. Miraglia, Ricciotta, Vincenzo, Scappini, Gallaro, Collovatti. Buonasera a tutti i consiglieri comunali, buonasera al nostro operatore streaming, al signor sindaco, alla giunta. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, lettura dei verbali d'approvazione. Buonasera anche al pubblico presente in aula, un po' numeroso, stasera un po' più numeroso per il conto consuntivo d'altronde. Dottoressa, il verbale della volta precedente, procediamo così come fatto, leggiamo l'argomento e diamo per approvato il contenuto se non ci sono interventi. Quindi, visto l'articolo 86 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia, che prevede la lettura e l'approvazione del verbale nella successiva adunanza del Consiglio Comunale, visto l'articolo 19 dello Statuto Comunale, visto l'articolo 41 del regolamento delle sedute consiliari, ritenuto il dover dare applicazione alla predetta disposizione, si propone che il Consiglio Comunale delibere di procedere all'approvazione dei verbali numero 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del 29 giugno 2012. Il progetto, dottoressa, dove ci andiamo qui? Allora, verbale numero... Sì, parto dall'ultimo, che non cambia niente. Facciamo a ritroso. Vediamo di... ecco il numero 22, va bene, così ho sistemato. Allora, verbale numero 22, oggetto lettura ed approvazione, verbale seduta precedente. No, questo è il verbale della seduta precedente, la approviamo, non ci sono interventi, andiamo avanti. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, che abbiamo già approvato. Andiamo avanti con il verbale numero 20, con la delibera numero 23. Oggetto istituzione forum giovanile comunale Terra dei Lancia ed approvazione relativo regolamento di funzionamento. Approviamo. Delibera numero 24. Istituzione osservatorio tematico su problematiche inerenti il centro storico, designazione componenti tavolo tecnico permanente ed approvazione relativo regolamento di funzionamento. Approviamo. Deliberazione numero 25, istituzione osservatorio tematico su problematiche inerenti all'isola pedonale nel centro, designazione componenti tavolo tecnico permanente ed approvazione relativo al regolamento di funzionamento. Diamo anche questo per approvato. Deliberazione numero 26, approvazione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Brolo e Naso. Approvato. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 27, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale volta a concedere la possibilità a tutti coloro che vantano crediti, cerchi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune di procedere alla loro compensazione con i tributi comunali dovuti. Approviamo. Deliberazione numero 28, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale volta alla determinazione di aliquote e riduzione dell'IMU. No, questo è il punto che è stato ritirato, ricordate, approviamo anche questo. Delibera numero 29, proposta di discussione in Consiglio Comunale sul centro di alaggio e palo imbarcazione con campo boa. Approvato. Delibera numero 30, copia deliberazione, comunicazione del sindaco. Approvato. Bene, abbiamo finito con il primo punto dell'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali. Devo per approvati i verbali e passiamo al consiglio attuale. Quindi il punto all'ordine del giorno è l'approvazione del conto consuntivo 2011. Prego. Prima? Qual è l'oggetto? Anche ancora cosa succede? Chiaramente su che cosa? Successo su? Su
Passiamo, se riguarda il conto consuntivo potrete venire dopo. Il conto consuntivo. E potrete venire dopo la proposta. Però una promessa che vorrei fare. Al conto consuntivo. Al punto del giorno. Un chiarimento. Non è tanto. Va bene, prego. È un giovane consigliere, prego. No, però l'altro chiarimento per questo, perché siamo stati informati del discorso che vi era un commissario ad acta al comune di Trove. E con il consigliere Miraglia, verso l'1 e 10, volevamo sapere che cosa fosse venuto a fare questo commissario ad acta. Gentilmente siamo andati e la dottoressa ci ha ospitato nella sua stanza per questo chiarimento. Però alla domanda che abbiamo posto al segretario comunale, come mai fosse venuto questo commissario ad acta, la dottoressa ci ha risposto che non era una cosa che ci riguardava e che non siamo venuti a sapere. Preoccupandosi, anzi chiedo che il mio intervento e il suo... Scusi, consigliere Picciardo, sì. Capisco cosa mi riferisce, è stato notificato a casa, anche poi dove è stato notificato. Sì, appunto, voleva arrivare prima di arrivare alla notifica, che sarebbe successo il giorno prima. Perché io sto per leggere anche quella notifica che mi arriva da casa. C'è stato. Allora facciamo così, io leggo la notifica, ascolto. Ma Presidente, ma se no. Mi faccia finire poi. Allora se non lo faccio terminare. Io l'ho dato per questa volta, non ci vedere l'oggetto. La prossima volta mi deve dire l'oggetto e si procede con altro. Comunque, ci è stato detto che non è una cosa che vi riguarda e che non siamo venuti a sapere, preoccupandosi invece di sapere chi ci aveva informato di questa cosa. Io invece penso che non è questo il problema, abbiamo fatto una semplice domanda, è stato un libero cittadino, penso che... A chi l'ha fatta questa domanda? Ma se ne sono andati alla stanza del segretario comunale. Invece si è preoccupato solo di sapere, voi dovete dirmi chi è stata a riferirvi questa cosa. Noi penso che abbiamo il diritto di sapere le cose, il segretario è il dovere di informarci. Solo questo. Delle forme previste per legge. Ma scusi, segretario, poi il giorno successivo ci viene a notificare. Scusi, posso adesso intervenire, non so che sono stata Si è completato. Questo è successo giovedì 18. Il 19 invece ci viene notificata che è venuto un commissario ad acta. È stato nominato commissario ad acta per curare gli adempimenti relativi al rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011. Omessi dall'amministrazione comunale, noi abbiamo fatto una domanda semplicissima, non capisco il motivo per il quale lei non ci ha detto questa cosa, solo questo. Mi scusi, e noi non ce l'abbiamo con la persona, ma con il ruolo che ricopre. Infatti, proprio per il ruolo che ricopre, mi preme sottolineare che non si estorcono le informazioni. Tanto è vero che così è. Consigliere Miraglia, faceva una cosa. Consigliere, io alla domanda se fossi un commissario ho risposto. Dovete conoscere qualunque tipo di informazione, ci sono delle forme, delle modalità di legge per saperlo. Io ho anche specificato la notifica. E quali sono? La notifica di la notifica di una qualunque comunicazione di questo tipo. Dopodiché, alla domanda se fosse un commissario ad acta in un giudizio di ottemperanza per un decreto aggiuntivo, io ovviamente ho risposto no, perché non si trattava di questo. Io ho detto semplicemente. Senz'altro lo è, però ci sono alcune situazioni che vanno anche, come dire, notificate al consigliere comunale. Questa era proprio una di quelle fattispecie. Poi, nel momento stesso in cui voi mi avete posto la domanda, ancora il funzionario regionale non si era dichiarato come tale.
quale titolo si aggirava negli uffici comunali, visto che non si appunto era stato già contestato il suo ruolo di commissario ad acta. Ripeto, era questo il punto. Lui si è insediato, ha voluto insediarsi nonostante noi avessimo già convocato e avviato l'iter di approvazione del consiglio. Tra l'altro c'è un decreto esattamente del dell'8 giugno 2012. Questo decreto dice che all'articolo 4 il commissario deve verificare l'attualità del suo intervento sostitutivo. Sarebbe diventato commissario qualora il consiglio comunale nella seduta di trascrizione del punto, quindi la sera del 24, non fosse stata approvata la delibera del conto consultivo. L'intervento sostitutivo, scusate, l'intervento sostitutivo si giustifica nel momento in cui si consuma l'inadempienza. Di conseguenza, in quel momento si era reduci da una contestazione al ruolo di commissario da parte del comune di Prova. Era questo il punto. Ecco perché poi ho anche aggiunto che se c'è qualcosa che i consiglieri comunali devono sapere, ci sono delle forme di legge da rispettare, e una delle forme di legge è appunto la notifica, cosa che poi è esattamente stata fatta. Tutto qua. Questa sera vedrò di intervenire, ricordato che esattamente che il sindaco è ospite del Consiglio Comunale. Io sono probabilmente l'unico sindaco al solito che ha l'accortezza di essere presente e di rispondere al Consiglio Comunale. Ma se non sono presente non avrà nessuna difficoltà il fatto del Consiglio Comunale. Voglio solo specificare sui tempi di questo commissario che non mi stanno assolutamente bene, al posto che io domani mattina. No, sono 200 euro, ma sono 200 euro di principio, perché non è concepibile. Ci sono state 76 comuni commissariati per lo stesso motivo. Logicamente tutti quelli che hanno avuto le elezioni, la giunta, il consultivo l'ha deliberato il 31 di maggio, subito dopo il 21 di maggio, subito dopo sono state elette 5-6, subito dopo le elezioni, purtroppo non prima. Poi ci sono i tempi tecnici fino alla trasmissione, diciamo, al consiglio comunale, i tempi del revisore dei conti, logicamente, perché sono carte assolutamente delicate. Ma non mi sta assolutamente bene il decreto del nomina che è stato fatto l'11 giugno, e praticamente con decreto assessore dell'11 giugno, già trasmesso via fax il 4 di luglio a questo comune. Il 4 di luglio questo signore e gli è stato comunicato dal segretario comunale che noi avevamo già adempiuto a convocare il consiglio comunale. Giorno 3, l'articolo 4 dell'ultimo circolare dell'8 giugno recita testualmente: il commissario d'acta, prima dell'insediamento, è tenuto a contattare l'amministrazione sottoposta ad azione sostitutiva per verificare se l'adempimento oggetto del commissariamento sia già stato autonomamente posto in essere dall'ente. Il commissario ad acta che non ha verificato l'attualità dell'intervento prima dell'insediamento non ha diritto a percepire alcuna indennità di carica né ad ottenere il rimborso degli stessi sostituti. Malgrado questo, il commissario si è insediato il 19 luglio, quindi ho dato domani mattina il segretario, siccome sono 200 euro di rimborso che per principio sono 76 comuni, secondo me parliamo di spendi, di review, tutto quello che volete, e poi scopriamo dove vanno a finire i soldi in questa regione Sicilia. Noi ci opporremo a questo decreto che riteniamo assolutamente illegittimo. Questa è la sua. Grazie sindaco, voi avete ricevuto poi subito dopo, quando concludo questo punto, consigliere Scarpini e Lazzaro, voi avete ricevuto questa notifica che io do per lettera, perché il commissario d'acta onorato me di legge all'inizio dei lavori e la dottoressa Carioli, il segretario comunale, di notificarla a tutti i consiglieri così come è stato. Quindi do per lettera la nota che voi avete ricevuto, e se non ci sono interventi passiamo al punto all'ordine del giorno. Sì. La leggo. Io ho detto, se eravate d'accordo che la devo per lettere, la leggiamo. Allora, con decreto assessoriale numero 150 dell'11/7/2012, già trasmesso via fax
il 4/7/2012 alla segreteria di Codesto Comune, lo scrivente, componente dell'ufficio ispettivo del Dipartimento Autonomia Locale dell'Assessorato dell'Autonomia Locale della Finanza Pubblica, è stato nominato commissario ad acta con il compito di curare gli adempimenti relativi al rendiconto di gestione per l'esercizio 2011. Ciò premesso, con riferimento alla nota protocollo numero 9003 del 3/7/2012, con il quale il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 24 luglio 2012 con al secondo punto all'ordine del giorno approvazione conto consuntivo 2011, si avvertono i signori consiglieri che il rendiconto di gestione 2011 con i relativi documenti allegati previsti dovrà essere approvato nel termine massimo di 5 giorni dalla data della disposta adunanza, cioè entro il giorno 29/7/2012. Che decorso infruttuosamente dal termine, lo scrivente provvederà in via sostitutiva in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/12/91 numero 44, dell'articolo 1 del citato decreto settoriale numero 150 dell'11/6/2012. Si dà incarico al segretario comunale di provvedere alla notifica del presente avviso a tutti i consiglieri comunali prima che abbia inizio la seduta del consiglio, e mi pare che così è stato fatto, avete tutti ricevuto la notifica, nonché al presidente del consiglio comunale di provvedere alla lettura dello stesso all'inizio dei lavori della seduta consiliare già convocata per il giorno 24/7/2012, informando tempestivamente lo scrivente dell'esito degli adempimenti posti in essere. Questo è quanto. Naturalmente questa presidenza del Consiglio non poteva convocare il Consiglio con il conto consuntivo all'ordine del giorno prima della data odierna. Io ho rispettato i termini tecnici, ho aspettato la relazione del Ministro De Conte, credo termine ristretto dell'approvazione della Giunta. Quando si va incontro ad elezione amministrativa, come è stato il caso del nostro comune, succede a volte che per il passaggio tra un consiglio comunale e l'altro ci siano queste ritardi. Succede, se ci sono tantissimi comuni della Sicilia, il motivo per cui il commissario ad acta ha ritenuto opportuno insediarsi l'ha appena spiegato il sindaco. Prima di andare avanti diamo la parola allora al consigliere Scaffini su questo punto. Prego. Io volevo far presente che noi non stavamo sindacando sulla questione meramente tecnica sulla nomina del commissario ad acta. Dottoressa, noi abbiamo fatto presente soltanto che secondo noi è stato inopportuno se, come dicono i colleghi, lei ha rivolto ai colleghi l'espressione non sono cose che vi interessano, abbiamo ritenuto inopportuno quel tipo di espressione nei confronti dei consiglieri comunali che chiedevano informazioni su una eventuale notizia che ci era giunta a noi. Poi da come si evince dal decreto assessoriale che viene poi elencato, non si era insediato, era stato nominato. Perciò lei sapeva che quel signore era il commissario ad acta o no? È stato nominato commissario ad acta per il conto tribunale con il decreto assessoriale 150 dell'11 giugno. Non è stato notificato il decreto. Ho spiegato che era stato contestato. Ripariamo l'aspetto. Grazie.
fare discorsi così come Camera, lei mi ha mentito, lei mi ha detto la verità. Ci sono degli strumenti che la legge mi mette, ci sono degli strumenti che la legge mi mette a disposizione. Vabbè. Sono le interrogazioni, le notifiche, anche l'informazione formale, perché purché dare informazione formale non diventi poi un atto d'accusa. Quindi avete tanti strumenti, usate, non più uso di quelle che sono le vostre prerogative. Usate, non è compito del consiglio, non è compito di questo consiglio comunale, stasera stabilire se la segretaria comunale ha detto o non ha detto la verità. Io sono certa che la dottoressa Cagliolo, così come ha fatto in passato, ha risposto secondo quello che è il suo ruolo qui nel comune di Prato. Secondo legge. Grazie dottoressa, prendiamo questo argomento. Passiamo all'approvazione del conto consuntivo 2011. Invece di leggerlo, vedo che magari la proposta ce l'avete. Il ragioniere è fuori sede per motivi familiari. Abbiamo però presenti il revisore dei conti. E doveva essere presente, ma può capitare, può capitare, no? Credo, dirò forse, lascio che sia un obbligo la presenza. No. Mi sembra di sì. Allora, un obbligo non è, però sicuramente è stato un inviato l'invito ad essere presente. Sicuramente. Ha avuto un problema familiare, dovuto andare. Noi l'abbiamo invitato, però non è un obbligo di presenza. Diciamo che se avesse potuto sarebbe sicuramente. Però oggi dice che rendi conto, che è un atto così importante, il ragioniere, il responsabile dell'ufficio ragioneria è assente. Sì, ma io consigliere Scaffide, ma quando mi chiama qualcuno e mi dice che ha grossi problemi personali e familiari, io do la stessa fiducia che do al consigliere di minoranza e Renato Cerdello. Ci credo che siano problemi seri e importanti per cui non può essere presente, e proprio per il rispetto che abbiamo verso le persone non dobbiamo sindacare su questa assenza. Lei eventualmente può chiedere anche altre forme, però sindacare sul perché non lo dobbiamo evitare. Prendo atto che ragioniere in un momento così del consiglio comunale è assente. Questo è verbalizzato. Il fatto che lei già l'ha detto è già verbalizzato. Ho avuto anche la discussione con la dottoressa. Allora, approvazione del conto consuntivo 2011, la proposta, premesso che con provvedimento consigliare numero 21 del 15/9/2011, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge, è stata nominata revisore dei conti la dottoressa Tiziana Vinci per la gestione economico-finanziaria di questo comune, giusto a quanto stabilito dall'articolo 732 della legge finanziaria 2007, la quale deve provvedere alla redazione della relazione che accompagna il conto consuntivo 2011 predisposto all'ufficio di ragioneria, dal quale si evince che nel conto consuntivo sono state esattamente riprese le risultanze dei residui attivi e passivi determinate dal responsabile del servizio finanziario con atto numero 134 del 17/5/2012, che il tesoriere comunale ha regolarmente incassato tutte le entrate che sono verificate nel corso dell'esercizio e regolarmente date di incarico, che le spese sono state erogate con apposite mandate di pagamento corredate dai previsti documenti giustificativi, sono state contenute nei limiti delle previsioni di bilancio deliberate dal Consiglio Comunale, che i residui sono stati verificati e sono risultati effettivamente accertati in base alle vigenti norme di cui al testo unico 18 agosto 2000 numero 267, che le risultanze delle scritture contabili tenute all'ufficio finanziario del Comune e dal tesoriere comunale sono quelle appresso indicate, fondo di cassa all'inizio dell'esercizio euro 0, reversale base nel corso dell'esercizio euro 9.300.862,49 centesimi, mandato in essere nel corso dell'esercizio 9.300.872,49 centesimi, fondo di cassa al 31/12/2012 0 euro, ritenuto dover provvedere all'approvazione del conto consuntivo in esame, vista la delibera di giunta numero 36 del 21/5/2012 che approva i dati consuntivi 2011. Vista la determina di accertamento residuo attivo e passivo del responsabile del servizio finanziario numero 134 del 17/5/2012, visto l'ordine di regolamento degli enti locali vigente in Sicilia, visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267,
propone di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 con le seguenti risultanze finali. Fondo di cassa al primo gennaio euro 0, riscossione euro 9.300.862,49, pagamenti 9.300.862,49, fondo di cassa al 31/12/2010 0 euro, residui attivi 1.054.530,3, avanzo residuo passivo 892.733,77, avanzo di amministrazione al 31/12/2011 171.796,26 euro. Si allegano i seguenti documenti che avete trovato: la copia della delibera di giunta numero 86 del 21/5/2012, l'elenco dei residui attivi e passivi, la copia del conto di bilancio, la copia conto di patrimonio, copia conto economico, copia prospetto di conciliazione, relazione, revisore dei conti. Allora, prima di passare alla discussione, due cose volevo dire. Intanto l'assessore Gentile mi aveva chiesto che vuole ulteriormente illustrare il punto e lo faremo parlare per prima, e poi ricordo a tutti i consiglieri che sul punto potete parlare 15 minuti ciascuno, per soltanto per una volta. E poi il capogruppo, prima della votazione, può parlare per espressione di voto. Prego, assessore Gentile. Il capogruppo, e nel caso in cui il parere del consigliere sia difforme da quello del capogruppo, può dirlo, soltanto nel caso di difformità. Se non c'è però, se non c'è il capogruppo, nel vostro caso non c'è un vice capogruppo. Iniziare, vorrei rassicurare il consigliere Scaffidi, dico, cercheremo di sostituire quanto meglio potremo il ragioniere Cattolarasi che mi guida sempre per motivi familiari. Prima di cominciare vorrei ringraziare e salutare il revisore dei conti, dottoressa Tiziana Vinci, per il lavoro che ha svolto in questi giorni per la redazione della redazione riguardante questo documento alquanto complesso, molte volte difficile da valutare, anche perché non sono solo i numeri ma è un contesto molto più ampio. Vorrei ringraziare gli uffici che hanno collaborato in maniera importante alla redazione dello stesso, dandoci tutte le notizie possibili, in particolar modo l'ufficio di ragioneria e il ragioniere che in questo momento è assente, il ragioniere Gabriele Rasco, il responsabile del servizio. Prima di parlare del consultivo, ritengo indispensabile, anche perché è il primo consiglio che facciamo quale nuova amministrazione. Ritengo opportuno ricondurre e comprendere qual è il contesto economico e sociale nel quale questo consuntivo viene redatto e viene discusso. Ma non solo questo, ancora più importante del contesto economico e sociale il quadro finanziario che in questo momento è mutato, letteralmente mutato rispetto a qualche tempo fa, alla luce dei numerosi provvedimenti che sono stati emanati negli ultimi due anni e che vanno a incidere in maniera importante su quelli che sono i conti del nostro bilancio e quindi su quelli che sono i servizi erogati ai cittadini. C'è qualche giorno fa ho letto il rapporto dell'IFEL. L'IFEL è un istituto di ricerca per quanto riguarda la Fondazione ANCI, per quanto riguarda, e che ha fatto un rapporto sul quadro finanziario dei comuni italiani per quanto riguarda il 2010-2011 e per far comprendere meglio il rapporto di questo quadro finanziario ha illustrato quelli che sono
i provvedimenti che partono dal 2010 e vanno a finire dal 2012, l'ultima era spending review di cui si parla in maniera costante. Io vorrei fare in qualche modo in una breve sintesi e fare lo stesso percorso per capire qual è lo scenario che troviamo oggi rispetto a qualche anno fa parlo di 2-3 anni fa al massimo. Parlo del primo provvedimento che è stato emanato, il decreto legge 78 del 2010, nonché convertito in legge 122 del 2010, quando al governo Berlusconi, all'epoca c'era il governo Berlusconi, venne richiesta da Bruxelles, quindi dall'Europa, in particolar modo da Francia e Germania, venne richiesta una manovra correttiva della finanza pubblica italiana. Finanza pubblica italiana che in quel momento era nonostante non fosse apertamente dichiarata, ma era in notevole difficoltà insieme ad altri stati, tra cui sono stati la Grecia, il Portogallo e la Spagna. E in quel caso il governo Berlusconi fece una manovra di 4 miliardi di euro, una manovra correttiva, spalmata sul 2011 e 2012, 1,5 miliardi sul 2011 e 2,5 miliardi sul 2012. Questa manovra correttiva che cosa prevedeva? Prevedeva intanto minori trasferimenti agli enti locali, ed è per questo quando noi parliamo o sentiamo parlare in questi giorni di finanza statale, di finanza europea, non è qualcosa che è molto lontano, distante da noi, anzi è molto vicino, perché alla fine le ripercussioni sono totalmente sugli enti pubblici e gli enti territoriali, perché alla fine per contenere la spesa gli enti statali o la comunità europea non fa altro che trasferire minori risorse alle regioni e ai comuni, e questo praticamente ci mette in fortissima difficoltà. Comunque questi 4 miliardi ovviamente furono spalmati in questi 2 anni. All'epoca ricordiamo di 2 anni fa, si pensò che potesse essere l'unica manovra, la manovra soltanto quella, ma ce ne sarebbero state altre nel proseguo, anche perché prevedeva il pareggio di bilancio del 2014 e quindi spalmare questa manovra tra il 2011 e il 2012 avrebbe consentito nel 2013 e poi nel 2014 di poter uscire da quella che era la crisi e poi avere più risorse disponibili sia in termini di liquidità sia in termini di economia reale. Però dico, non fu esattamente così, infatti nel 2011 sempre il governo Berlusconi tra giugno, se voi ricordate, giugno, luglio e agosto fece 4 provvedimenti. 4 provvedimenti ancora una volta indirizzati interamente ai tagli agli enti territoriali, in particolar modo ai comuni, e questa volta mise in campo anche la riduzione o il contenimento della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguardava alcune spese, come ad esempio le spese di incarichi, consulenze o per quanto riguardava la prestazione anche culturale, e fece una manovra questa volta di 4,5 milioni di euro che sommati ai 2,5 diventarono 4,5 miliardi, scusate, che sommati ai 2,5 del 2012 diventarono ben 7 miliardi di euro. 7 miliardi di euro che venivano meno ancora una volta agli enti territoriali, soprattutto, e enti territoriali che già sono devastati, e questo lo possiamo dire con forza, da quello che è quello che è il patto di stabilità, che sono degli obiettivi che ci danno e che bisogna raggiungere. Chiaramente nel momento in cui ci sono minori entrate dovute ai trasferimenti, gli obiettivi in qualche modo si devono raggiungere o con l'aumento delle tasse o con la soprascopo, con il contenimento o addirittura il taglio delle spese correnti. Chiaramente ci sono delle spese che in questo momento sono, come dire, incomprimibili. E parlo soprattutto delle spese sul sociale. Per esempio, prendete un comune come il nostro, laddove il 50% delle risorse è destinato al personale. Il 50% delle risorse è destinato al personale. Parliamo di 2.782.000 euro destinati al personale più imposte e tasse. Significa che sono circa 3 milioni di euro su 5.300.000 di spesa corrente
che vanno ad essere assorbiti dal personale. E questo è un, come dire, è un limite per i comuni come il nostro. Comunque, andando avanti, siamo al giugno-luglio 2011, c'è questo telefonore di 4,5 milioni, e miliardi, non riesco a dire, 4,5 miliardi di euro, e ancora una volta si pensava, per come disse il governo Berlusconi, che tutto sarebbe rientrato entro il 2013, non più entro il 2014. Perché? Perché questa manovra era dettata dal fatto che l'Europa ci aveva chiesto il pareggio, di anticipare il pareggio di bilancio non più al 2014, ma doveva essere fatto entro il 2013, ecco perché i 7 miliardi spalmati sul 2012, ancora dove noi andremo a fare in sede di bilancio e di previsione, e che vedremo in quale entità, già lo sappiamo, 200 mila euro meno in termini di minori trasferimenti statali, questo ci è stato comunicato dal Ministero delle Finanze. Passato questo periodo, a ottobre-novembre c'è la crisi finanziaria europea. Crisi finanziaria europea vale a dire che c'è il definitivo, fondamentalmente, default della Grecia, che non verrà salvata per come si parla in questi giorni, e in Italia c'è un cambio al vertice, praticamente si passa dal governo Berlusconi a un governo tecnico, il governo Monti. Il governo Monti che fondamentalmente comincia a emanare una serie innumerevole di provvedimenti in tempi, in lasso di tempo brevissimi, uno dietro l'altro. Ogni 15 giorni c'era un provvedimento. Per dirvene uno, per farvi capire quello che è successo, noi avevamo fatto un'iniziativa che era la lira, avevamo detto ai commercianti, praticamente sì, raccogliete la lira, tanto si può cambiare la Banca d'Italia fino al 28 di febbraio 2012, significa dal 2002 fino al 2012, 10 anni, non era cambiato nulla. Il 14 di dicembre Monti fa un provvedimento laddove dice: domani mattina, il 15 dicembre, le lire scompaiono. Questi sono stati i provvedimenti di Monti, e questo dico è una banalità, però dico, ci sono state cose molto più importanti e molto più serie, cui le amministrazioni non si sono ancora trovate pronte nelle scelte, perché parliamoci chiaro, siamo nel 2012 ancora dei 17 miliardi, perché alla fine tutti i provvedimenti è una manovra correttiva complessiva di 17 miliardi, ancora l'impatto vero e proprio sui bilanci non lo sappiamo. Quale sarà l'impatto di queste manovre ancora non è dato saperlo, se non, ve lo ribadisco, l'unica cosa che sappiamo è che per il 2012, per così come ci è stato comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avremo il 20% in meno, circa 219 mila euro in meno, però per quanto riguarda la regione ancora non abbiamo notizie. E il governo Monti con questi provvedimenti praticamente ci ha lasciati nell'incertezza più assoluta e nella precarietà proprio per questo fatto. Dico, vi ricordo un aspetto importante, che il bilancio di revisione per il 2012 è stato prorogato al 31 di agosto 2012. Io non mi ricordo una data così distante dalla data originale, che era aprile 2012. Dico, non so se il revisore di Conti si ricorda una data così lontana. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che gli enti in questo momento non sanno cosa iscrivere in bilancio nella voce trasferimenti e nella voce entrate tributarie, laddove c'è l'IMU. Noi non sappiamo sull'IMU che cosa andare a scrivere, non sappiamo nei trasferimenti regionali cosa andare a scrivere. E questo è un ulteriore limite per tutti gli enti. E tutto questo però che cosa comporta? Comporta, come ho detto prima, che gli enti territoriali, se vogliono mantenere forse è già complicato, ma dare i servizi essenziali ai cittadini, dovranno aumentare inevitabilmente quelle che sono le tasse.
inevitabilmente. Noi siamo l'unico comune che non ha attenzione alle comunali, l'unico, tra i pochissimi comuni che non hanno attenzione alle comunali. Vi dirò di più. Ecco cosa sta succedendo. Praticamente nel sole 24 ore di luglio dice l'IRPEF locale cresce 1000 comuni. L'IRPEF locale cresce 1000 comuni significa che questo è un punto di partenza e non un punto di arrivo, perché di queste ce ne saranno tanti altri, ci si inventeranno le tasse da questo momento in poi o aumentare quelle che sono le tasse già esistenti. Tutto questo quadro, dico, perché l'ho voluto fare? L'ho voluto fare perché se noi a questo aggiungiamo in questo momento quello che è il bollettino di Banca Italia, che è il bollettino di Banca Italia annuale che ha appena pubblicato, laddove dice che la produzione industriale è ai livelli minimi, le famiglie non riescono più ad andare avanti, i giovani, secondo un rapporto dell'AIRE, i giovani dai 20 ai 40 anni nel 2011 sono andati via, i giovani che sono andati via dai 20 ai 40 anni nel 2011 sono circa 30.000, e questo è un numero non definitivo perché nel registro dell'AIRE non tutti si iscrivono, quindi potrebbe essere soltanto una parte. Vale a dire, in questo momento in cui i governi dal 2010 emanano provvedimenti tutti indirizzati a tagli degli enti locali, a contenimento della spesa, e dall'altra parte abbiamo una crescita costante di fabbisogno sociale, così chiamiamo, in quanto c'è un grido di allarme da parte delle famiglie, un grido di allarme da parte dei giovani, un grido di allarme da parte dei pensionati. Ecco che capiamo in questo momento qual è il ruolo centrale dell'ente territoriale, vale a dire dell'ente comune, vale a dire si mette in mezzo fondamentalmente, perché il comune in questo momento è l'unico interlocutore che il cittadino ha, non solo il primo ma è anche l'unico, e ci si trova praticamente in mezzo a, da una parte la finanza pubblica che ci strattona in quanto ci chiede sacrifici, e dall'altra parte però c'è il sociale che ci chiede aiuto e quindi erogare ulteriori servizi. Certo è che in questo momento noi siamo in fortissima difficoltà, noi come Brollo, noi come enti territoriali siamo in fortissima difficoltà, anche perché a questo crescente aiuto molte volte non riusciamo a dare delle risposte vere, c'è un, chiudo così questa parte, che per me è importante. Era importante mettere in evidenza, anche perché dico, quando si parla di enti locali, una volta si parlava di erogare i servizi, di mantenere servizi a livelli alti. Oggi siamo in una situazione in cui dobbiamo cercare di mantenere, e se ci riusciamo, i servizi esistenti, o quantomeno ridurli, ma mantenere quelli essenziali. E che non è, vi garantisco, non è per nulla semplice. Volevo anche fare un'ulteriore precisazione. Dal 1 di gennaio 2012 al 30 di giugno, o 18 di giugno, non mi ricordo, il comune di Brolo ha incassato 142.000 euro il 9 di marzo, che erano trasferimenti statali, pare. Dico, c'è ragione che ci dava mi ricordo a me. Dico, per intenderci, dal mese di gennaio al mese di giugno solo 140-150 mila euro, a fronte di 300 mila euro al mese di stipendi, anticipazione ai contrattisti, perché noi praticamente la regione ci eroga 1 milione di euro, che è il 90% di quanto dovuto dai contrattisti, e ha erogato soltanto 700.000 euro al fine giugno, inizio di luglio. Significa che per 6 mesi noi abbiamo anticipato abbondantemente il 100% di quanto dovuto. Dico questo per dirvi le difficoltà in cui noi viviamo. Non solo, la regione delle due trimestralità che ci doveva dare ci ha dato il 50%, anche perché ora praticamente è dichiarata fondamentalmente quasi in default, speriamo di no, perché non prenderemo neanche la restante parte. E questo praticamente, così entriamo pure
a discutere in maniera generale su quello che è il consultivo, ci costringe molte volte a fare un abuso, se così possiamo chiamarlo, di quella che è l'anticipazione di tesoreria e di cassa. Noi utilizziamo fino al tetto massimo. Se guardate a vedere il bilancio, abbiamo una voce che è 1.025.000 e quella è l'anticipazione di tesoreria. Significa che il tesoriere ci anticipa delle somme, chiaramente a fronte di interessi che vengono pagati, però il revisore dei conti, se guarda la legge della relazione, se non ricordo male, faceva un rilievo in tal senso, che l'anticipazione di tesoreria è dovuta ai ritardi nei trasferimenti per quanto riguarda i ritardi sia dei trasferimenti regionali sia dei trasferimenti statali, ma anche dei ritardi per quanto riguarda i pagamenti dei tributi. Vale a dire, noi abbiamo dei residui attivi di importo più elevato rispetto ai residui passivi. Questo è dovuto al fatto che in questo momento i contribuenti hanno delle notevoli difficoltà a pagare quanto dovuto in termini di acqua, in termini di IMU, in termini di tasse, e quindi molte volte richiedono la cosiddetta rateazione. Rateazione significa che l'importo che noi abbiamo accertato in quell'anno molte volte viene diluito in più anni e quindi poi va a residui, e significa che andiamo ad avere un credito negli anni successivi. Un altro, quindi c'è qualcuno che vuole intervenire su questo punto? Dico, io vorrei una... Sì. No, nessuno può intervenire, assessore, lei in capo non può concedere la parola, è facoltà del Presidente concedere la parola, quindi finisce il suo intervento e poi con ordine. Si è stancato perché ci ha fatto la storia dell'onore dell'Europa, l'assessore si è stancato. No, poi lei vorrà intervenire quando glielo concederà. Grazie. Per quanto riguarda invece il nostro consultivo, noi abbiamo un avanzo di amministrazione pari a 161.796 euro. Questo è dovuto alla differenza tra quanto accertato in entrata, che sono 10.355.392,52, e quanto impegnato, che sono 10.193.596,26. Questo significa che in qualche modo abbiamo avuto una maggiore oculatezza nelle spese. E non è un proprio assessore, concluda. Sì. Sono stati emessi 467 reversali e 1392 mandati. Abbiamo riscosso nell'anno, come ha detto il Presidente del Consiglio all'inizio del suo intervento, 1.300.000 euro circa, e abbiamo effettuato pagamenti per 1.300.862. Questo, dico, secondo me è un dato importante. È un dato importante perché a fronte di 10.193.000 impegnato tra residui e competenza, abbiamo riscosso 1.300.000. Significa che questo, che fondamentalmente in questo momento, significa che 1.300.000 sono quasi 20 miliardi delle vecchie lire, che in questo momento l'economia da un punto di vista di finanziario e di liquidità del comune di Brolo è fortemente legata a quelli che sono questi quattro punti. Quando escono 20 miliardi delle vecchie lire, significa che ricopiamo con i fornitori, il signor Scaffini, il consigliere Scaffini, perché 3 milioni... Non ci rivolga direttamente ai consiglieri, no, il consigliere, bene, spero. Non accetto provocazioni, non è suo intervento. Tra le voci d'entrata... Tra le voci di entrata, per quanto riguarda le abbiamo la voce più importante, rimane l'ICI per 640.000 euro riscossi, poi abbiamo l'addizionale Enel per 80.000, la NOSA per 66.000, l'imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e ACO per quanto riguarda i clienti fissi. Tra le entrate extratributarie e i proventi per servizi pubblici abbiamo le sanzioni del codice della strada, i diritti di segreteria, i proventi di quota di azione scolastica, i diritti di mercato, e poi c'è l'eccedenza di acqua per 380.000 euro circa.
Per quanto riguarda i trasferimenti abbiamo circa 4 milioni di euro, di cui 1 milione sono quelli dei contrattisti, gli altri sono trasferimenti regionali e trasferimenti statali. E ancora, abbiamo per quanto riguarda le spese correnti, già l'avevo accennato, abbiamo 5.308.000 e incidono per 2.783 le spese per il personale, e poi abbiamo per 193.000 imposte e tasse, e poi abbiamo gli interessi passivi. Il revisore dei conti ha nella relazione ha messo in evidenza che è stato rispettato l'obiettivo di il patto di stabilità, e che c'è una cosa molto importante, e i rilievi che fa una serie di rilievi laddove mette in evidenza il fatto che stiamo operando bene in fase di diminuzione delle spese per quanto riguarda le spese per il personale. Infatti da 3 milioni siamo scesi a 2,7, e dà un parere favorevole al nostro rendiconto. Grazie assessore. Allora diamo adesso il via agli interventi. Se ce ne sono tanti, per levare opportunità facciamo un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Prego. La discussione è aperta. Allora, consigliere, non ascolti. L'ho già detto prima, potete intervenire tutti quanti, nessuno escluso, ma non faccio scudo per 15 minuti. Non se la prenda, consigliere Cornova, prima di lei mi ha chiesto di intervenire il consigliere Picciotta. Prego, consigliere Picciotta. No. Assessore Gentile, per quanto riguarda il bilancio del conto consuntivo, io ho letto la relazione fatta dalla dottoressa Vinci, dal nostro revisore, ma come dice lei, assessore, è un documento molto complesso. Il nostro revisore, nella sua relazione, nelle sue considerazioni, poi che fa alla fine, visto che lei è interrotta legittimamente senza l'articolo 232 del TUEL una contabilità semplificata, ci dà un suggerimento che a nostro avviso è molto più facile. Una revisione, consiglio una contabilità ordinaria. Perché? Perché consentirebbe una maggiore analiticità e tracciabilità di tutte le operazioni, sia finanziarie che economiche, nonché l'effettuazione di controlli di gestione per centri di costo. Inoltre, la contabilità ordinaria, visto che noi abbiamo quella semplificata, è un vantaggio di tutti gli utilizzatori del bilancio. Inoltre, sia in termini di semplificazione, in fase di controllo e di rendicontazione. Noi crediamo, siamo d'accordo, non capiamo come mai non viene adottato questo metodo di contabilità, che questa contabilità ordinaria, il bilancio viene accessibile a tutti, cioè il bilancio deve essere, secondo il nostro punto di vista, accessibile non soltanto ai professionisti, commercialisti o consulenti, ma che sia accessibile a tutte le persone di dopo, il commerciante, l'artigiano, il pensionato, la casalinga, perché è giusto che tutte le voci vengano analizzate, costo, entrate e uscite, con le singole voci, perché il bilancio che abbiamo, questo conto consuntivo, a nostro avviso, come ha detto lei, è molto complesso e indecifrabile, non si riescono a evincere le voci. E poi penso che la dottoressa, visto che è stata nominata per la seconda volta, se non mi sbaglio è 4 anni che è il revisore, ci dice ogni anno di adottare questo metodo. Io penso che, però dico, non capisco il motivo per il quale non l'ascoltiamo. Penso che lei sia un ottimo professionista, e anche la dottoressa ne sia altrettanto un ottimo professionista. Penso che i suggerimenti bisogna dare, soprattutto perché è un metodo che a nostro avviso è molto più semplice, molto più decifrabile. Non capiamo il motivo perché ancora noi utilizziamo questo metodo di contabilità semplificata. Inoltre volevo dire che per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, sempre sul suggerimento, perché è fatto benissimo questo, la dottoressa ha fatto, come ha detto lei prima, un lavoro molto interessante, però i suggerimenti noi penso che dovremmo accogliere. Per quanto riguarda quell'avanzo che dice lei di 161.000 euro, dico, noi non sappiamo che fine andranno a fare questi soldi, come verranno destinati, però dico, il consiglio che ci dà la dottoressa è quello di l'avanzo dell'amministrazione non vincolato, è opportuno che sia utilizzato per accantonamenti e per passività potenziali derivanti da contenziosi, perché visto il
decreto aggiuntivo, visto tutti i debiti, poi non sappiamo, diciamo, vediamo, però è opportuno un suo suggerimento che vengano appostati in un recipiente, non so dove, cosa di questi soldi per eventuali contenziosi che noi abbiamo. Per quanto riguarda invece i residui attivi e passivi, sempre ritornando al fatto che diceva lei, assessore Gentile, sempre il revisore raccomanda una maggiore trasparenza. Cioè, noi secondo me dovremmo cogliere tutti i suggerimenti fatti dalla dottoressa Vinci. Parliamo di trasparenza, anche in campagna, penso, elettorale, si è parlato che siamo dentro della trasparenza. Cioè, lei ci dà anche questi suggerimenti, però noi non li applichiamo, non capiamo il motivo per il quale questo non viene fatto. Anche ritornando al discorso che diceva lei del pagamento dei tributi, un attimo, la dottoressa Vinci propone una riscossione coattiva. È vero che noi dobbiamo aiutare i cittadini in brodo, è vero che c'è la crisi, IMO e tutte le altre cose, ma vediamo queste persone, chi non ha pagato, se è possibile fare una delazione decennale, però cercare di recuperare anche quel poco per le casse del comune. Invece, dico, penso che dico, non capisco il motivo perché no, tutti i suggerimenti ce ne saranno una decina qui della dottoressa, non vengono accolti. E poi questa mattina, e concludo, abbiamo avuto la convocazione della commissione consigliare permanente, questo fatto di cambiare il passaggio da contabilità semplificata a ordinario a analitica, ho chiesto al presidente, al consigliere Condivoto, che venga convocata un'altra commissione dove ne siano presenti il segretario comunale, il ragioniere Arasi e la dottoressa Vinci, e mi sono dimenticato, mi suggeriva il presidente, anche lei assessore, quella di componente al ramo, e che si discuta di questo cambio di contabilità. Grazie. Grazie consigliere Cinciotta. L'assessore, per chiarimento l'assessore Gentile, prego. La giunta municipale può intervenire in qualsiasi momento se questo serve ad agevolare i lavori del consiglio, consigliere Scarpini. Dico, per quanto riguarda la trasparenza, devo essere anche d'accordo, però ritengo che gli uffici sono sempre a vostra disposizione, consigliere Princiotta. Che voglio dire? Per avere contezza dei numeri, per avere contezza dei numeri basta andare negli uffici, andare a prendere, se ci sono assegnazioni di risorse poi ci saranno le determine, se ci sono contenti per andare a vedere quali sono gli impegni effettuati. Perciò chi volesse, dico, può in ogni caso risalire. Per quanto riguarda i residui, dico, il principio contabile numero 3 credo che dia è il responsabile del servizio, in questo caso la generalanza, a dover riaccertare i residui attivi e passivi. Dico, su questo possiamo anche parlare, anche perché c'è un rilievo da parte del sono stati stracciati di pari 1.800.000 euro di residui attivi, sì, 1.800.000 euro di residui attivi, e c'è una parte in cui non vengono elencati in maniera dettagliata dal revisore, che ritengo abbia fatto un lavoro mostruoso, che non vengono fatti in maniera dettagliata, però per titolo e per intervento qualcosina mi pare che ci sia. Sono 1.800.000 euro, sì. Dopo, per quanto riguarda i residui attivi, sia residui passivi. Sì. Grazie assessore Gentile. Prego. Sempre relativo ai residui, sempre il revisore dice che si rende noto che l'esame dell'anzianità dei residui è stato effettuato con i soli dati emessi dal conto del bilancio, poiché non sono state fornite le carte di lavoro da cui in modo analitico in analisi, si può desumere se esistono residui attivi anteriori al 2007. E conclude dicendo, sempre il revisore prescrive di rimuovere nel più breve tempo possibile le anomalie tecniche legate al software che impediscono di produrre dei report analitici riguardanti l'anzianità dei residui attivi e di riserva di effettuare nuove verifiche non appena risulteranno disponibili i documenti richiesti. Ti vuoi rivolgere al responsabile del servizio dell'ampliamento e tutta la mamma del giovedì, ti vuoi avere gli elementi necessari? Ne parlerete, lei arriva la proposta consigliere Princiotta di commissione. Per quanto riguarda il cambio di contabilità, il cambio di contabilità,
discuterne, se ci sarà in commissione, avremo il modo di discuterne in quella sede e vediamo qual è il... Grazie assessore. Ci sono ulteriori interventi? Se non ci sono ulteriori interventi? Sì. Prego, consigliere Scappini. Qualcuno che senza determina ha effettuato dei lavori per il comune di Brolo e avanza
dei soldi. Ma lei, se c'è questo, deve fare una risposta. Lei risponde. Ma faccio una risposta. A lei le risponde. Una cosa, no, io le sto dicendo sempre una domanda. Accordo privato con una ditta per una cifra e poi fa una tedenne con un'altra cifra, le risultano non avete nulla a rispondere a queste storie, deve sempre far capire oppure rispondere a me, quale confuso, non ci permette, non mi sa, l'ho messo prima perché loro non lo sapevano, ci permette, dentro queste ci sono altre situazioni, io le voglio elencare, parliamo dei terreni. Questa... tutto quello che le dirà sarà verbalizzato, sia tranquillo, però non può interrogare nessuno, ma non può porre domande e aspettarsi una risposta, però tutto quello che le dirà sarà verbalizzato, può stare tranquillo. Parliamo dei diritti, i diritti giustizia in questo comune, caro assessore, caro signor Sinistro, non sono due o tre come voi assenivali in campagna elettorale, non sono qui, sono molti di più, e poi gli elettrici di nostro, ora lei non mi interrompo, sono molti di più. Sono molti di più e glielo farò dire anche magari dalla dottoressa se li ha visti. Quindi dalla dottoressa. Non sono questi, sono molti di più. Ma non solo questi, sono una trentina. Contra transazioni, opposizioni e è nato da un decreto giuntivo. È nato da un decreto giuntivo. Io voglio capire su questi decreti giuntivi. Che non sono due o tre. Io voglio capire dove sono inseriti nei nostri bilanci, domani non ci sono inseriti, sono calcolati come previsti, no? Io so che possono essere inseriti come debito fuori bilancio, però è chiaro che queste sono eventuali spese che noi avremo, che potremmo avere, no, se no. Sì, però dobbiamo anche raccontare di cosa parliamo, perché di molti decreti aggiuntivi il Comune non ha fatto opposizione. No. Di modo, per ciò che significa il Comune richiede il dovere di pagare, voglio non essere interrotto, di modo che i giuntivi, il Comune di Brolo ha ritenuto di non doverli pagare, di non dover fare l'opposizione, perciò saranno soldi che noi dovremmo pagare o prima o dopo, non avendo fatto opposizione riteniamo che quelle sono richieste giuste, perciò li dovremo pagare. Abbiamo inserito nel nostro bilancio un capitolo che possa prevenire questo tipo di spese? Abbiamo previsto questo? Non mi risulta. Abbiamo previsto che se domani sulle discussioni delle transazioni qui ci sono situazioni gravi, perché abbiamo alcune cifre che il signor Sindaco continua a sostenere che non sono dovute, eccetera, eccetera. Però mi risulta che sia arrivato, a proposito di dire in ambiente, qualche giorno fa, una delle meravigliose. Mi risulta che sia arrivato un atto di pignoramento sul primo decreto ingiuntivo. Dico, è un atto che gli è stato fatto. Questo per far capire una cosa. Noi le entrate ce le abbiamo purtroppo, perché effettivamente ci sono problemi che derivano dalle trasferimenti, cioè ce l'abbiamo a scadenze graduali. Il rischio è che nel momento in cui un decreto ingiuntivo di questo genere, di questa entità, si trasformi, come è già successo con quattro commissari ad acta in questo anno, che ci vengono a prendere dal conto i soldi. Non vogliamo dire che in questo anno quattro volte si è insediato il commissario ad acta e ha prelevato i soldi dal nostro bilancio? Sono inseriti questi quattro interventi del commissario ad acta, assessore. Che responsabile del servizio? E dove? Ai uffici aperti. Rispetto all'istituzione che avete, al Consiglio Comunale, deve però non aumentare il tono del tempo. Allora, lei ci dice ci sono gli uffici, ma questa è la sede opportuna, stiamo parlando del conto consuntivo,
Io voglio sapere se queste cifre sono state inserite. Se queste cifre sono state inserite. Parliamo spesso di... c'è un altro problema. Lei dice i servizi sociali, che dobbiamo garantire l'ordinaria amministrazione, cioè, però noi ci ritroviamo e ci potremmo ritrovare con un problema enorme. Stiamo pagando in ogni intervento aggiuntivo, anche quelle con la transazione tranne uno, anche quelle con la transazione tranne uno, e anche quelli del commissario adatto, si è insediato quattro volte solo nell'ultimo anno, stiamo pagando interessi legali molto elevati. Quegli interessi legali sono soldi, soldi che pagherà la cittadinanza, pagherà indirettamente in mancanza di servizi, mancanza di infrastrutture. Avremmo potuto costruire, avremmo potuto sistemare qualche piazza, avremmo potuto sistemare la nostra fognatura, invece no, soltanto se vincerà, perché siamo in tribuna, ci sarà, se vincerà la Tirreno Ambiente in quelle due case, noi gli dovremo dare oltre 250.000 euro di interessi, se vincerà gli dovremo dare solo 250.000 euro di interessi alla Tirreno Ambiente, nelle due case, sui 200.000, alla Tirreno Ambiente, solo di interessi, significa di 250.000 euro di soldi in meno a chi alla comunità non potrà usufruire. Se l'Enel vincerà la causa, in uno dei terreni aggiuntivi la cifra è di circa 90.000 euro di interessi sto parlando, e nell'altro qualche 50.000. Sono soldi che voi avete calcolato che non avremo per poter ridare di servizio, sono soldi che qualcuno ha causato un danno. Questo sarà da valutare in altra sede, perché io sono convinto che ci siano i presupposti per aver causato un danno erariale da parte di qualcuno, ma questo non toccherà a me stabilire. Ma state esplorando la Corte dei Conti? No, ma dico, non sarà a me stabilire, dico sarà a qualcun altro stabilire, però in questi anni, in questi mesi, noi stiamo continuando a pagare, mi risulta che ne sono in arrivo altri, perciò questa è l'oculatezza con cui voi avete gestito questi anni. Poi lei ha parlato, assessore, che nel 2010 c'era la crisi, ma noi abbiamo anche due terreni aggiuntivi del 2011 relativi a due gite, per un totale di 70.000 euro. Cioè noi in piena crisi abbiamo ritenuto opportuno fare due gite per la cittadinanza di Brodo, che se fossero state, va benissimo, se fossero state in un periodo economico in cui florido, dove non c'erano problemi di cassa, è giusto dare un servizio sociale alla cittadinanza, agli anziani, però in piena crisi. Consiglia, a quale gite si riferisce, consigliere? Due termini aggiuntivi. No, che sono le gite, non mi aggiunta. Una gita a Meggiugorio e una gita in Sardegna. Ah, il giorno degli anziani, ok, sì. grazie per il chiarimento. Non ho capito, io sono d'accordo a favorire, però poi, se non li paghiamo, non abbiamo mai, ce lo dobbiamo dire, non è stata fatta opposizione, perciò sono soldi che gli dobbiamo. Attualmente sono circa 70.000, due debiti aggiuntivi. Questi sono soldi che in piena crisi noi abbiamo fatto, sono debiti che noi abbiamo, inutile che qualcuno continua a dire che non ci sono. E questa è la punta dell'iceberg, perché i debiti aggiuntivi sono l'ultimo atto. Lei signor Sindaco fa così benissimo, spero che i conti siano come lei ha la tempo 96-2002 l'ha chiesto, come no, non l'ho letto, troppo sfoggio, non l'ho preso, erano 40 tutti liquidati, non l'ho preso, può fare un'analisi, sì, non l'ho letto, l'ho guardato da oggi, a buttare così la oggi, non è questione, lo stesso non è lo 2 e 3, abbiamo scherzato, non è lo 2 e 3, ma poi non conta il numero, non conta il numero, conta anche sia la gravità degli atti, dei decreti. Signor Sindaco, un dei due terreni aggiuntivi da una ditta per non aver pagato i bagni di Ilma, non l'abbiamo pagato per 5 anni. E che? Dove mai non l'avete pagato? E adesso abbiamo pagato 10.000 euro di interessi. Ma mi perdoni cosa? Perché non l'ho pagato? Consigliere Scaffide! Consigliere Scaffide! Consigliere Scaffide! Consigliere, ma ce l'avevo già precedentemente. No, non l'avevo già,
cittadini pagano, nella stessa, nella bolletta che i cittadini pagano dell'acqua, c'è una parte riservata al depuratore, ai soldi che devono andare al depuratore. Come mai in questi anni abbiamo accumulato un debito di 250.000 e 50.000 ne abbiamo pagati? Abbiamo pagato, come mai siamo arrivati? Cioè, quelli sono soldi che una parte deve essere obbligatoriamente, obbligatoriamente destinata alla, no, destinata a pagare il consorzio del depuratore. Come mai noi non abbiamo pagato e accumuliamo debiti e ci scrivono la lettera del consorzio? Questi sono fatti, non ci hanno caso. Per riscrivare, attaccare, offendere la minoranza. Noi la rispettiamo come ancora, ha vinto meritatamente, ma adesso basta. Mi rispetta, lei l'ha letto l'interrogazione. Come? Mi ha letto l'interrogazione. Con i sic e con me. Va bene, letto l'interrogazione. Allora salite qua. Allora, che non, e la prego, non facciamo l'altro. Lei si sta rivolgendo al Consiglio Comunale, non è? Io volevo far presente ai colleghi quella che è la situazione in parte, perché noi non conosciamo la reale situazione economica del comune di Broa. Il signor sindaco è sempre così bravo ad elencare tutti i finanziamenti del comune, perché non fa una bella lista di tutti i creditori, a quanto ammonta di lei? Li sappiamo o non li sappiamo? Lei li sa? Ce lo dico. No, dato che è così brava a elencare tutte le cifre di finanziamento, benissimo, ho finito. Grazie consigliere Scaffile, ha chiesto di intervenire il sindaco. No, forse c'è domande. Ci sono altri consiglieri che vogliono. Io volevo solo chiedere un intervento. Faccio il suo intervento, consigliere Colomà, prego. A fronte della premessa che è stata fatta dall'assessore Gentile, rilasciandomi agli interventi del consigliere Picciotta e Scaffini, chiedo come mai il revisore dei conti ci suggerisce da 4 anni di adottare un sistema di bilancio analitico ordinario, sistema che sarebbe di chiara lettura a chiunque, non solo ad un tecnico come l'assessore Gentile stesso e il consigliere Picciotta. Sarebbe possibile inserirlo sul sito internet del comune, portando l'intera cittadinanza a conoscenza di tutti gli introiti del comune. Ma la cosa più bella, tra virgolette, sarebbe che ogni cittadino potrebbe sapere quanto è stato speso, per cosa è stato speso. In totale, temperanza, principi di legalità e trasparenza che sono stati il cavallo di battaglia in campagna elettorale di questa amministrazione. Solo così. Come mai non si fa questo bilancio? Grazie consigliere Collova. Vediamo, vuole rispondere adesso assessore, prego. E ribadisco una cosa importante. Dico, per chi volesse, consigliere Collova, per chi volesse trovare i numeri riguardanti le spese che un comune effettua, non è complicato. Che voglio dire? Si va negli uffici di competenza, si vanno a vedere quelli che sono le determine, quindi gli impegni di spesa, e da lì si va a vedere quello che è stato impegnato. Per quanto riguarda i pagamenti, sono tutt'altra cosa. Per quanto riguarda la trasparenza, dico, ha detto già tutto il revisore dei conti, a dire, dico, c'è un abisso tra l'ordinario e la semplificata, chiaramente, perché, ma questo soprattutto per quanto riguarda la parte dettaglio dei residui, perché nel momento in cui facciamo il responsabile molte volte fa il riaccertamento, molte volte non si riesce a risalire all'anno di provenienza e quindi ci troviamo in forte difficoltà. Però l'anno di provenienza dei residui, provenienza, possiamo avere residui del 98, del 97, del 96, ma se c'è un accertamento in termini semplificati molte volte non riusciamo a comprendere, perché il responsabile del servizio, ricordo che l'unico ad
dover procedere per l'accertamento così, dico, prevede la normativa e così facciamo, e quando ci arriva il riaccertamento dei residui, dico, è una questione tecnica, non è un accertamento, è una questione politica, e questo è la risultanza. Quindi quando ci arrivano i residui riaccertati, sono quelli che prendiamo per buoni, perché evidentemente il responsabile del servizio avrà fatto delle valutazioni circa l'esigibilità o l'inesigibilità di quel determinato credito o debito, se si deve pagare. Io, per quanto riguarda invece il consigliere Scaffidi, io ribadisco una cosa importante, lo dico con tranquillità, consigliere, lei va alla ricerca di milioni di euro da pagare, le ribadisco, c'è fortissima crisi di liquidità, fortissima crisi di liquidità. Lei ha detto una cosa giusta, dice sì, sono favorevole alla gita, l'impegno, purtroppo il bilancio degli enti non va alla cassa, è per competenza, non ci possiamo fare nulla, ci possiamo ammazzare, è per competenza. Se lei dice che spendiamo, se lei poi mi dice che politicamente sbagliamo a spendere i soldi o a impegnare le somme, è un altro discorso, ma quando mi parla che noi dobbiamo effettuare dei pagamenti, io le dico sì, abbiamo dei debiti. Ma le voglio dire un'altra cosa, lei incontra sempre persone che le chiedono, no, un secondo fa ha incontrato una persona che le ha chiesto ogni tanto, incontra qualcuno che le chiede, porca miseria, quanto soldi dal comune? Ha incontrato una persona che gli deve dare? Questa è una domanda che le faccio. Hai mai incontrato una persona che viene da lei e dice devo pagare a 100 euro? No. E allora? Anzi no, le dirò, questa stessa signora, chiedo scusa, questa deve dare delle somme. La compensazione la possiamo fare quando lo stiamo deliberando. Va bene. Dico, questo è un attimo. Allora, se noi facciamo... Consigliere, concludo. Consigliere Scaffidi, se noi facciamo una valutazione però che sia una valutazione di un contesto, io quando ho parlato di contesto socio, io non è che parlo degli ultimi 3 anni, chiaramente se ci sono state delle somme che sono state impegnate, come disse una volta Salvo, il sindaco, dice una volta impegnavamo pure quello che non si aveva, perché avevamo la certezza matematica che c'era un riciclo o un continuo a divenire di risorse disponibili e di liquidità. Oggi non è più così. Io le ho fatto una valutazione quando nel mio primo intervento, lei forse non l'ha captata, però le dissi 10.193.000 euro di impegni effettuati nell'anno 2011, 10 milioni di impegni, noi abbiamo impegnato 20 miliardi, dicendo, signore, assessore Pieromanti, lei mi fa un servizio, io impegno le somme, quante ne ho pagate di questi? 1.300.000, 800.000 euro io non le ho pagate, inevitabilmente, consigliere Scaffidi, il momento critico, perché è un momento critico, costringe i fornitori a non avere più la pazienza dei 3 anni, dei 4 anni o dei 5 anni. Dei consigliere, io avrei fatto, qua siamo sulla, l'importante è capire in questo momento che siamo non noi come Comune di Brolo, ma tutti gli enti territoriali in problemi di liquidità. Ascolta, prima di dare la parola al sindaco, volevo dire per completezza di informazione, perché c'è una volta consigliere, ma vedete guardate che nel Comune di Brolo c'è il bilancio sociale, che è pubblicato sul sito, abbiamo fatto anche il DVD e una volta approvato il consiglio. No, dico che c'è anche il bilancio sociale, lo dico solo per completezza di informazione. È compito del Presidente dare informazione completa.
nuovo sindaco. Intanto mi scuso, ha perfettamente ragione il consigliere, almeno su una cosa, ha assolutamente ragione il consigliere Scampini. Il fatto che sono assolutamente nervoso, ma spiego anche perché sono nervoso. Io negli ultimi 15 anni ho vissuto, diciamo, questo comune in tutte le parti, perché ho visto, ho fatto il consigliere di maggioranza, ho fatto l'assessore, ora da 7 anni ho fatto il sindaco, quindi ho un quadro competente. Dico, francamente, purtroppo, dico, l'ho vissuto io sempre in malo, il mio essere, diciamo, amministratore lo vivo con una passione diversa. E francamente è vero che mi nervosisco, e mi fa assolutamente male quando io ricordo, non voglio assolutamente né fare polemiche, e voglio assolutamente abbassare i toni, dare i numeri, i dati, decreti ingiuntivi, tutto quello che volete, perché in campagna elettorale non mi sono nascosto dietro il dito, ho detto come la è la situazione, non ci sto però, consigliere, lasciando perdere quello che stiamo, l'immagine che stiamo dando all'interno del nostro paese. Ci sono comuni che hanno 34 milioni di debito fuori bilancio, questo comune non ha un euro di debito fuori bilancio, questo comune dal 96 al 2002 ce l'ha, diciamo, ha avuto 60 decreti ingiuntivi, tutti liquidati e tutti sistemati. Francamente mi fa male, e questo probabilmente esco fuori con nervosismo, mi fa male questa immagine quasi che il comune di Brolo è l'unico comune siciliano che possa avere problemi di liquidità e problemi con i decreti ingiuntivi. Questo mi fa male, perché quando si rompe il vaso, probabilmente i cocci sono miei, ma io duro poco, i cocci sono complessivamente del paese, perché io ho concepito sempre lo scontro fisico a due livelli, lo scontro politico a due livelli, lo scontro della anche duro, su quei tavoli, su quei banchi sono passati Basilio Scaffiti, Nino Ricciardello, l'avvocato Chiuto, Roberto Speziale, in quello i miei anni, ma si è sempre vissuto l'opposizione su due livelli, un'opposizione di grande scontro sugli argomenti che possono anche toccare, perché ce ne sono, quello delle spiagge, ne avete fatti diversi che sono sicuramente di grande attenzione e probabilmente toccano di più l'opinione pubblica, quello del disfattismo tanto per farlo, come questo dei debiti, che prima viene pubblicato prima sulla stampa, perché mi chiama prima la stampa, e poi viene portata all'attenzione del sindaco, mi fa male. Poi una mia visione, non chiedo a nessuno di condividerla. Io farò il sindaco, se non mi sfiduciate nei prossimi 2 anni e mezzo, per i prossimi 5 anni, chi vedrà, vedrà, vi dico francamente. Però io credo che non serva a nessuno, né una maggioranza né un'opposizione, l'immagine che complessivamente, quando soprattutto ritengo che questa immagine non è veritiera, e spiego anche perché non è veritiera, io non mi sono nascosto, io probabilmente sono l'unico sindaco in Sicilia che in 2 anni della campagna elettorale ho detto, sono 5 anni durissimi dove noi non possiamo fare assolutamente nulla, perché negli ultimi 50 anni abbiamo già speso, non solo per noi, per noi e per i nostri nipoti abbiamo già speso. L'ha speso Provo, l'ha speso la provincia di Messina, l'ha speso la Sicilia, l'ha speso l'Italia e l'ha speso pure l'Europa. Ok? Non stiamo scoprendo sull'acqua calda che abbiamo un problema di congiuntura. Questo è un aspetto. L'ho detto io, il venerdì, quando tutti generalmente fanno l'inno alle promesse, io ho detto chiaramente quello che è, lo abbiamo visto nell'estate. Che abbiamo fatto, che abbiamo affrontato in questi giorni. Però questo clima di disfattismo io francamente non lo vedo. Intanto due argomenti di ordine tecnici, anzi tre. Il primo, nel bilancio, nell'ultimo rigo della revisione, della relazione dell'ordine di revisione, che sicuramente avete letto, dice testualmente, per capire poi tecnicamente dove troviamo queste risorse, dice: parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per la finalità della relazione passività potenziali probabili derivanti da essere del contenzioso in essere. La voce si chiamano oneri straordinari della gestione corrente. Cioè non è che poi cioè questo bilancio è i numeri sono numeri e sono assolutamente là, diciamo, dove li troviamo. E non ho mai detto in questi atti che non esistono dei redditi. Lei mi abbiamo dato copia, posso anche sbagliarmi, però credo di averla
di averla vista perché gliel'ho mandata io, mi verrà un'interrogazione al sindaco. In questo momento noi abbiamo in essere circa 15 decreti ingiuntivi di varie entità, ci sono, lei me ne ha elencato decreti ingiuntivi di 50.000 euro, ci sono anche decreti ingiuntivi di 2.500 euro. Alcuni di questi decreti ingiuntivi sono opposti, siccome crediamo come quello dell'Enel, la lite temeraria è una lite molto dove ne rispondono gli amministratori, quindi ogni volta che opponiamo un decreto ingiuntivo lo facciamo con grande cognizione di causa. Riteniamo, poi lo vedremo, riteniamo che lei ha detto in televisione il sindaco imbroglia le fatture. Io non sono convinto quello che dico, però non sto qua a discutere. È successa una cosa secondo me grave, che non è successo solo a noi, è successo a tutti quei comuni siciliani che collaboravano con Enel. Enel è riuscita a vendere, a passare, perché c'era la legge che consentiva il passaggio al mercato libero. Noi ci siamo trovati le stesse fatture in Enel Mercato Generale S.p.A. Enel Mercato Libero, ma ancora più grave, e lei lo sa perfettamente, che nel pubblico non può esistere una gestione di credito. Lei ha detto, lei ha citato a sentire in televisione in maniera simpatica, l'Enel con il si sono messi d'accordo. Io la invito a chiedere, a verificare nelle carte se per caso in questo accordo qualcuno l'ha chiesto al comune di Brolo. Ma lei l'ha chiesto per caso prima di vedere in televisione? Assolutamente no, troverà agli atti, vada domani mattina, troverà agli atti 5 lettere e nel corpo della delibera c'era. Poi sa, il bicchiere è sempre lo stesso, lo possiamo vedere mezzo vuoto, mezzo pieno, non sto qua, se ne frega, lasci perdere, dico quello che dico, se dico che se dico avremo modo di vedere, però capito, voglio fare un discorso più generale, evitando, è una mia posizione, come quella della terrena ambiente, dico mi seguo, come quella della terrena ambiente, dove? Per chiarezza. Il precetto è arrivato dopo che noi abbiamo fatto la transazione, che tutto il problema della transazione era 6 mesi o 1 mese. Non hanno legato, lei sa perfettamente perché, anzi non le consiglio in questo periodo, con l'amministratore delegato, dico, sarà sicuramente informato, che il nostro scarico, no, in questo periodo non le consiglio. La battuta di scherzo, siccome ho visto l'articolo del giorno. Assolutamente sì, lei ascolti, il problema qual è? La transazione non l'avete fatta. Ascolta, e questa è ancora riprova del fatto, le dico, ok, le chiarisco, così facciamo, che il nostro scarico non era legato a nessuna transazione, ha capito? No, e lei ha detto questo in quel comunicato, dopo lo chiederemo al pubblico, ha preso una cantonata, l'ha detto, dica, ok, ma questo non te lo direi, è un altro aspetto, rifiuto, ok, non era legato, oggi non era solo, no, lei ha detto che io non potevo scaricare perché dovevo fare la transazione, del suo, lo sa, è la prima volta che lei invece di parlare lo scrive, è una rovina scrivere le cose è sempre una rovina perché rimangono, fate fa vedermi in altra sede, perché non è rimasto. Io voglio fare due discorsi assolutamente importanti, primo chiarire che c'è assolutamente un problema a Brolo, come in tutti gli enti locali siciliani, di liquidità, perché noi abbiamo incassato, l'ha detto l'assessore Gentile, in 6 mesi 140.000 euro a fronte di circa 2 milioni e mezzo che noi avanziamo da Stato e Regione, e quella è cassa. Noi abbiamo l'anticipo di tesoreria che abbiamo 1 milione e 0,25 euro, quando arriviamo all'anticipo non possiamo pagare più nessuno, e questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto, è vero, in questi anni, come ho detto, abbiamo probabilmente fatto delle spese in più. Devo dire con molta franchezza che vengono molti dal passato, ma io non sono abituato, c'è la continuità amministrativa. Cerco di tenere sempre, ci sono decreti aggiuntivi che vengono non dall'accordo, che vengono ancora di prima, un bel insegno. Pochissimi, perché andiamo a guardare il 90, lei che ha le carte fresche, se va a verificare 94 nel 2002, e sicuramente non erano dell'accordo. Quante ne abbiamo chiuse del precedente? Ma non è che uno si alza su certi argomenti, l'accordo a Pendonte poteva dire, ho liquidato 45 decreti aggiuntivi del passato. Ma guardi, liquidare un decreto aggiuntivo è un merito, chissà quale merito. Ma sono questo. Pagare una persona che sta dicendo questo. Sto cercando di dare il dovuto. Ho detto, però abbiamo un premio, abbiamo pagato i crediti. No, ho detto una cosa diversa. Non interrompa il consigliere, non interrompa il presidente, il sindaco, vada avanti. Scusi, Scaffini. Non devo nemmeno arrivare a dei crediti giunti. No, sì, lo sa. Francamente sì, dico. Lei ha perfettamente ragione.
riuscisse a pagare in contanti, lo sai se paghi in contanti che cosa c'è? Almeno ho lo sconto cassa del 10% nel budget. Sì, lo sa. Poi capisco che un ruolo è chi fa l'opposizione e quindi si può permettere di dire. Poi purtroppo la mattina quando mi alza e vengo conto poi ci sono altri problemi. Capito? E quindi dicevo, però io non sto qua a fare demagogia o a trovare le scuse, o a trovare. Ho detto semplicemente, non ho detto che il decreto ingiuntivo, ho detto che nessuno si i decreti ingiuntivi liquidati dal 97 al 2002 dice la colpa è del sindaco precedente. E nell'ordinario, come ha detto lei, nessuno si è alzato a dire ho liquidato le ore di Germania, nessuno, perché nell'ordinario, come io ho liquidato quelle precedenti, perché c'è il problema, non è che c'è il problema, o tantomeno ora dico, io le dico una cosa, siccome in questo paese io quello che non ci sto, lo sa che cos'è, è francamente a dare questo alone di disfattismo, perché questo è quello che esce dalla stampa, lei mi parla di essere nervoso, ma lei vagamente legge quello che scrive, io la invito ogni tanto a leggere le sue interrogazioni, io capisco, io prima l'ho detto anche nervosamente, perché è vero che uno vede quando ti insultano, quando ma lei legga l'interrogazione, non vede che non si soffre sulla parola, ho letto assolutamente male, come tutte le altre cose. Come tutte le altre volte ho letto, gliele faccio leggere, non ce l'ho qua. Vi faccio vedere l'interrogazione e gliele faccio leggere. La sua risposta c'è. Guarda quanti, no, era molto velata, però capito, non posso essere, a un certo punto uno si stanca, non può essere quello che fino a 15 giorni fa era il più bravo amministratore del mondo, in cui in un mese diventa il più cattivo del mondo. Allora, siccome il tutto è anche in politica c'è l'equilibrio, io credo che onestà intellettuale vuole che ci sia un equilibrio. Senza nessuno mentre. Però se lei mi interrompe, ho capito, io ho fatto parlare, il nervoso sono io, però per lei mi sembra abbastanza, diciamo, intenzione. Io mi faccia completare il mio ragionamento, poi se lei mi vuole rispondere, la prego, anche perché l'unica. No, non lo sa perché mi chiamano le 9 e allora il comune dice, ma ancora non è arrivato, non già l'hanno mandato. Poi questo è un metodo, perché ormai sapete perfettamente che anche la politica, ma tutti, è lo spaziente in qualche posto. Da quando la sindaco scende non sto dando colpa a nessuno, poi i fatti è normale, poi se c'è due mi piace, qualcuno che ci dice bravi, dico, alla fine dico pure questo è l'obiettivo, diciamo, della democrazia. Anche questo, ma si vuole dire, non c'è niente di chiuso, chiudiamo, dico, oltre che stiamo sull'argomento, sì. In questo momento sono circa 15 i decreti ingiuntivi in essere al punto di prova, più ci sono circa una decina di transazioni, poi gliela promessi in più, li domandi, così perlomeno alla fine del dico, lo ha promesso nell'ultima intervista di TV, questo prospetto, lo mandi, così alla fine lo proietteremo, perché poi alla fine dico, la cosa importante è quella, l'immagine che possiamo dare di questo paese, tutti il resto è la bandiera non importa, dico francamente, e capisco pure perché non importa, francamente non importa. La prego. E allora ci tengo solo a dire questi, i crediti aggiuntivi sono 15, anche per, sono circa 15 e sì, noi nel comune di Prolo, quanti sono? I crediti? Ma non lo so, ma che vuole dire? Non lo so, però lo dovrebbe sapere. Quanti sono i crediti? Ma che domanda è? Quant'è la città? Ma che trovatorio è questo? Consigliere Scarpinti, la smetta di interrompere. Mi devo dire una cosa. Per capire, la smetta di interrompere. Faccio un'interrogazione, non faccio, se faccio un'altra non ti dà la scritta. Ascolta. Non interrompo. Ma che perdonate, che domanda è quanto credo? Io non lo so nella mia azienda quanto inquisitorio. Io certo, se avessi di quella mia azienda che fanno 52 milioni di peseri, avrò 30 milioni di debito, quello che lo vedeva ieri perché ha detto 1 milione. Non credo che oggi. Non è 30, ma ci riesce a finire, lei non può interrompere. Ok, ma che la facciamo questo intervento? Sì, però se non riesco mai, va bene. Perché non devo interrompere? Perché non vedi tutto? Anche l'immagine esterna credo che sia. Ma infatti, non è un modo così di intervento tutte le scaffine, non è stato mai tutelato da lei. Io sempre, non lo faccio io, no, sono inferno. Sì, spiegate bene, mi perdoni, dico consigliere.
voi avete anche sì, ma io voglio però lo sa quando siamo purtroppo, dico, è vero, perché la vicinanza della campagna elettorale ci sta tutto, dico, siamo purtroppo prevenuti anche sui ragionamenti. Io credo che su questo argomento, come altri, però, francamente, dopo quello che è successo l'ultimo volta, ormai non mi aspetto più nulla, diciamo, sul tema dei rifiuti, perché uno ha una certa aspettativa di un, perché io sono venuto in quest'aula a parlare, nessuno me l'ha chiesto. Sono venuto io a parlare con i consiglieri, a esporre con delle problematiche, a chiarire tutti gli altri, credo di non avere, di non essere stato trasparente, poi è quello il problema, che in questo momento storico abbiamo unito opposizione dura all'opposizione cosiddetta istituzionale, non c'è istituzione, perché probabilmente siamo presi da un momento post-elettorale più personale che politico e quindi si miscela tutto. Per chiudere, io mi sento di dire una cosa chiara, come è stato ieri, perché poi le cose si riconducono molto, molto, molto precise sulla regione Sicilia, che è stata prima dichiarata in giro di tutti i giorni in default, subito dopo oggi il ministro Cancellieri, che credo che sia assolutamente, dice no, non è in default, anzi gli dobbiamo dare un bel po' di risorse, vediamo se gli diamo così ci riprendiamo. Quindi anche questa, io mi sento, cosa? Qualcosa già andiamo là. Sì, 400 milioni più 240 li hanno dato oggi. E io, siccome il polso di questo paese credo di averlo ancora, e siccome ho cominciato oggi, io ho un messaggio solo voglio dare, lo do all'opposizione, anche con tutti i decreti che potete presentare, che presenteremo alla stampa, l'immagine che può, io mi sento francamente, lo dico senza impegnamenti e senza voler convincere nessuno, però devo dare un messaggio chiaro ai miei concittadini, perché io ho vissuto momenti particolari dove la crisi di liquidità era ancora di più, dove c'erano periodi produttivi importanti che si dovevano chiudere, dove con molta calma, con molta grazia all'ausilio degli uffici, dello staff, praticamente abbiamo messo veramente mano. Oggi c'è una condizione diversa, dove andiamo per la prima volta negli ultimi 3 anni, abbiamo un bilancio, l'ho fatto più volte, ho ringraziato sia la giuria ma anche il revisore di Conte, abbiamo un bilancio veramente, veramente vicinissimo alla realtà. Si dite è normale, ma non era di questa terra normale, ma no, a Brogli, in Sicilia, perché i residui, quelli che poi chiamate residui passivi, erano numeri. Io vi invito a guardare qualche bilancio di 5-6 anni fa, quello che rappresentavano i residui attivi e passivi. Oggi, se non erro, ci sono residui attivi di 1.250.000, di cui circa 600-800 sono quelli ordinari dell'anno scorso. Quindi, sì, è vero, i problemi ci sono, le difficoltà ci sono, legate alla liquidità, soprattutto alla liquidità, ma io oggi mi sento di dire e di tranquillizzare tutti i fornitori, perché questo è un paese strano, cioè lui ogni tanto ha una signora che gli dice io avanzo i soldi del comune, io purtroppo ricevo le persone dalla mattina alla sera, i fornitori non succede mai, chiaramente vanno nelle ragionerie, io li ricevo perché siccome ho un rapporto che prendo dal privato con il cittadino, con chi lavora, non ho l'esigenza di scaricarlo alla regione o a un altro, io li ricevo e mi sento oggi anche chiuso sul discorso del tabù, deve fare, siamo sul fumo, è un cappelletto inutile, è un fumo meglio, lo so, lo fanno delle tre. E non è prerogativa di nessun consigliere dire o affermare se il sindaco o un componente della giunta possa o meno parlare. Questa è una competenza della presidenza. Quindi io la invito per il futuro ad evitarla, pure perché siamo in diretta, diciamo devo mettere. Voi siete consigliere comunale, non siete? E lei non è capo gruppo della e io neanche, non so, io sono il presidente. E vi invito a fare interventi con altri. Io faccio il presidente, infatti. Ci sono altri interventi? Adesso interviene il capogruppo di maggioranza, la dottoressa Marini, prego. Crediamo sia un momento importante, non solo un atto formale, burocratico e amministrativo. Si avvicina il microfono, dottoressa Marini. Non è accesa la figura. Non è accesa.
chiaramente sarà compatta e negativa. Ecco, compatta e negativa, sì, contraria, compatta, perché il gruppo è unito anche, così facciamo anche un chiarimento, dato che abbiamo sentito in un'intervista che alle firme sono state quattro, come a voler asserire che non tutti i componenti del gruppo. Manteniamoci appunto all'ordine del giorno, faccia la sua dichiarazione di voto, consigliere Scarpino. Signor Sindaco, non interrompere. Siamo compatti e coesi. Facciamo tutto quello che stiamo facendo solo per il bene del paese. Non siamo noi a dare un'immagine negativa del paese di Roma. Questa è l'idea che si è fatto il sindaco. Il sindaco se la fa perché purtroppo alla luce, esce alla luce della comunità intera alcune problematiche. Non sarà l'unico comune, ma sono tanti fatti. Perciò non siamo noi che gettiamo la mano, noi stiamo cercando di